Benvenuti amici di YouTube. Oggi ci troviamo in compagnia del secondo capitolo della saga Battlefield Bad Company. Allora, questo è il menu principale, come potete vedere. Allora, un attimo, cos'è la mia campagna? Molto bene. Allora, facile. Sì. Allora, questo gioco utilizza anche lui il Frostbite, già usato come vi avevo fatto vedere nella video recensione di Battlefield Bad Company 1. Appunto, è usato anche in questo. La grafica più o meno è la stessa. La storia è davvero molto bella. Io vi consiglio di prenderlo. È un gioco del 2010. Storia bellissima, fatto benissimo. Come potete vedere, il Frostbite risponde molto bene. Si spostano le piante? No. Per esempio, quando passate in mezzo alle piante, non si spostano. Molto bene. Però si sente il rumore delle piante. Adesso ammazziamo sto qua. Oh mamma, ho sbagliato, Cribio. Allora, comincia. Allora, questo gioco è ambientato ai giorni nostri e c'è molta interazione. Per esempio, guardate, in questa missione l'ho scelta apposta perché ogni minimo suono potrebbe cambiarvi la campagna. In questa missione, per esempio, quando ci sarà il suono, mi sembra, della sirena, voi potete... Un attimo, guardate. Sì, vabbè, ciao, eh. Ok, andiamo un pochettino avanti. Ok, ben ritrovati dopo aver ucciso il capo. Ce l'abbiamo fatta. Ok, allora. Comunque, non è la sirena, da quello che ho capito adesso, sono i tuoni. Quindi adesso dovremo coprire i nostri uomini. Quando si sente il suono, dobbiamo sparare. Come avete potuto sentire, ho sparato mentre c'era il tuono e nessuno mi ha sentito. Vediamo se c'è qualcun altro. Vacaleggia. Molto bene. Te lì nulla. Oh, sto qui mi sa che si è incazzato perché si sta muovendo e tutto in tiro ce l'ha rapato. Spara appena puoi. Bella mira. Adotta Grazie. l'unità. Avanti. Ricevuto. Andiamo un pochettino avanti. Bene, ragazzi, ho cambiato missione perché quella missione mi stava già sui coglioni, che era noiosa, brutta, proprio brutta. Poi comunque questo gioco ha rivoluzionato, diciamo, il mondo del multiplayer, perché ha davvero un multiplayer molto bello. Io ci gioco ogni tanto. Cioè, c'è stato un momento che ho continuato a giocare perché ti prende davvero il multiplayer, perché era una grandissima figata. Poi alla fine normale, un multiplayer normale, però all'inizio è bello. Ci sono tante modalità divertenti. E tutto, poi credo che adesso sto usando, sì, infatti uso il minigun, quindi è più divertente come missione, perché sono molto più potente, come potete vedere, come potete vedere anche il tetto si rompe, grazie al Frostbite anche questo si spacca tutto, vedete che posso spaccare tutti gli alberi, cioè gli alberi lì, gli alberi, ciao, tutti i muri posso spaccare, batteria del cavo USB. Ok, dopo aver riattaccato il controller ci siamo. Continuiamo ad ammazzare tutti. Boom, 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 boom. Mori. RPG. Poi figa il minigun perché non si spacca mai. Cioè, è indistruttibile. Cioè, non si surriscalderà mai. Voi potete continuare a sparare all'infinito, ma non si surriscalderà mai. Spacchiamo tutto il tetto, tutti i muri. Vai giù. Boom! Boom!
Boom! Morite tutti! Arriva Chuck Norris! Arriva Chuck Norris, ragazzi! Poi come vi farò vedere dopo, non so se in questa missione si può, non lo so. Comunque si possono usare anche i quad, i mezzi, così. Ammazzate tutti, morite! E ho detto, oh cazzo, sto per morire io. Mi sa che sono morto. Sì, sono morto. Adesso mi spiegate come fa a parlare se esploso, sono esplosi dentro l'elicottero. Questo è un mistero che solo Chuck Norris può risolvere. Ok, ci risiamo ancora. Speriamo un po'. Morite tutti. Tutti, muori, 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 muori. Muori! Ok, bravo, pensaci tu. Ci pensa Giovanni Mucciaccia! Sì, Giovanni Mucciaccia! Ci pensa Giovanni Mucciaccia. Ci pensa Giovanni Mucciaccia. Qua mi sembra che c'era qualcuno prima, quindi credo ci sia anche adesso. Però credo di no, forse sì. Questo non lo so perché mi sto arrabbiando. Perché molto bene. Aiuto. Esplodi. Bravo. Oh cazzo. Porca. Aiuto. Aiutatemi perché. Battete forte le mani! Battete forte le mani! Tutte su! Aiutatemi a volare ancora! Forza bambini, su! Dai! Battete le ginocchia, una contro l'altra, vai! Pum! Bravi bambini! Pum! Mi sa che stanno per morire. Adesso tiriamo! Ora vi farò vedere un po' di gameplay e poi basta. Oh Cribio. Ok, faccio vedere un po' di gameplay, poi basta. Come potete vedere è meglio di Call of Duty. Mi sembra strano, però di solito Call of Duty è il migliore FPS al mondo. Dai, muoviti. Andiamo. Raccogliamo l'RPG. No. Mi dispiace, ma anche i cartelli, come potete vedere, si spaccano tutti. Vai! Ok, forse è meglio andarsene perché non dobbiamo andare da questa parte. Come potete vedere, anche tutte le texture, quelle lontane, quelle vicine, tutto è tutto praticamente perfetto. Ma comunque non sono ai livelli, non è comunque al livello del mio videogioco, del mio FPS guerrigliario preferito, della Play 2, una figata, Medal of Honor European Assault. A me quello lì mi piaceva tantissimo, a parte che è stato il mio primo videogioco per la Play 2, in realtà il mio primo videogioco che ho mai avuto in tutta la mia vita è stato GTA 3. Ah no, il mio primo videogioco è Super Taxi Driver per Windows ME. Ci mancherebbe. Però European Assault è stato il mio primo videogioco per la PS2. Che cazzo fa sto qua? Cos'è? It's Auditore, no? Connor. Se qui spara alla nulla, probabilmente ha avuto un'allucinazione. Vai. Forse è meglio cambiare strada. Questo si spacca, no. Qui c'è un RPG-one. Adesso mi uccido, faccio il kamikaze e poi spengo il video. Perché alla fine il gioco l'avete visto, poi vi annoiate.
Oi! Oh cazzo! Ho lanciato una granata e me la sono lanciata addosso. Come potete ben vedere, mi sono lanciato addosso. Moriamo tutti, almeno facciamo prima. Ok. Questo era Battlefield Bad Company 2, che consiglio a tutti l'acquisto. E questa è la mappa di gioco, questa qua. Io sono... un attimo, forse sono qua, però... non lo so. Molto bene. Vabbè, oh. Questo era il gioco. E... vi aspetto alla prossima video recensione. Ciao ciao!